Siamo allo stand della Firiato, siamo con la signora Vinzia, anche perché ha qualche novità. Ma la signora Vinzia, volevo chiedere, visto che voi vendete in 40-50 paesi del mondo, però tutti stanno facendo vino oramai, volevo capire se la sua strategia, quella che sta adottando ormai da diversi anni, è quella giusta o se nei prossimi 3-4 anni dovrete cambiare strategia, perché il mondo ve lo chiederà. Beh, noi abbiamo adottato una strategia fondamentale che era quella di rimanere noi stessi. La valorizzazione sicuramente del nostro territorio, delle risorse che avevamo in questo territorio, dell'identità. Questo ci ha premiati negli ultimi 20 anni, ci ha premiati e come se ci ha premiati, perché poi alla fine non solo rappresentiamo la Sicilia, quel territorio specifico, ma rappresentiamo l'Italia nel mondo. Allora, con questa caratteristica adesso noi sì parliamo di vino, tutti fanno vino, ma noi parliamo di territorio, quella terra splendida, meravigliosa che va tutelata. Io non posso chiedere alla terra i suoi frutti se non la rispetto fino alla sua radice. Per cui abbiamo investito su questo, abbiamo investito sul biologico, abbiamo investito su una terra che consideriamo generosa, ma tanto generosa da preservarla da tutto quello che è poi lo scempio. Per cui abbiamo ridotto l'emissione dei gas serra in azienda, abbiamo utilizzato non più i diserbanti come si è fatto da tempo, nel rispetto della vita che deve durare nel tempo e non soltanto portarla a essere distrutta e poi estirpata e via. E quindi non usiamo più il sistemico, ma l'inerbimento serve alla concimazione di un certo tipo, anche attraverso lo sterco degli animali. C'è tutto questo progetto che rappresenta secondo me il futuro, quel futuro che noi viviamo e lavoriamo non soltanto per noi, ma anche per lasciare ai nostri figli una terra migliore da quella che abbiamo ricevuto. Per cui ecco il nostro impegno, ecco il nostro futuro, e nel biologico abbiamo tanto da dire. Bene, siamo col conte Federico, è il proseguimento della Firiato, no? Cioè arrivano le nuove generazioni, arrivano le nuove leve, con le nuove magari nuovi pensieri, però mi diceva la signora Vinzia che è il biologico praticamente il futuro della Firiato, nonostante naturalmente tutti gli altri vini. Ce lo vuole spiegare, conte, questo biologico? Assolutamente, allora. Innanzitutto è vero che è il futuro, però di fatto Firiato sono parecchi anni che è il regime di biologico certificato su tutte le tenute. Quest'anno in particolare abbiamo deciso di presentare la nostra nuova linea di vini biologici, proprio perché riteniamo che ormai il consumatore sia sempre più attento e sia attento soprattutto a quello che c'è in bottiglia, all'interno del bicchiere, ovvero ci si aspetta il terroir, ovvero la Sicilia si deve sentire, però c'è più consapevolezza. E quindi a coronamento di quella che è la filosofia della sostenibilità di Firiato, noi abbiamo deciso di mettere in campo questa nuova linea. Firiato non è soltanto biologico certificato, è anche sostenibilità ambientale certificata. Noi siamo stati tra le prime cantine in Italia a certificarci in ISO 14064, che sarebbe la norma per la gestione delle emissioni dei gas serra. Quindi l'impegno è quello di continuare sempre di più nel rispetto della nostra terra, ovviamente valorizzandola in Italia e all'estero.